Ciao fans. Ciao fans. E non so se si sente da dietro, Ci eravamo salutati in soggiorno dopo avervi fatto la recensione, diciamo, più tecnica dei pantaloni. Come promesso vi abbiamo detto che ci saremmo visti in moto. Oggi siamo venuti a Bema così a trovare i genitori di Luna per la festa della mamma. Cioè, più che altro Luna è venuta a trovare la mamma per la festa della mamma. E sai che in realtà si sente il tuo audio, perché prenderò quello della Sony e lo metterò nel video fatto con l'iPhone. Quindi si sentirà il tuo ciao fans. Ok. Beh, comunque siamo qua sulla strada di Bema e abbiamo deciso di farvi una breve recensione dei pantaloni anche in strada, e approfittiamo di tutta la discesa di Bema per farlo molto velocemente, perché il tempo si sta mettendo abbastanza male. Adesso ci vediamo in moto. Vado avanti io? Sì. Bene, partiamo dalla piattaforma con l'elicottero di Bema. Io dei due paia di pantaloni che ci ha regalato PMJ ho messo i Titanium, che sono i primi pantaloni da moto con lo stesso grado di protezione di una tuta in pelle, cioè hanno praticamente la stessa omologazione della tuta in pelle. A differenza della gran parte dei pantaloni, le protezioni interne hanno il velcro che permette di fissarle più o meno in alto all'interno della sacca dove infilarle. Per anche chi è, diciamo, più o meno alto, più che altro meno alto come noi, le protezioni possono essere spostate più in alto dentro al jeans, in modo tale che comunque vadano ad appoggiarsi sul ginocchio e non siano sotto il ginocchio, che poi danno fastidio mentre si va, eccetera. Luna, i tuoi come sono? Allora, i miei sono il modello Santiago Lady, hanno le protezioni sulle ginocchia e sulle anche, che sono estraibili, quindi in lavatrice si possono toglierle, puoi rimetterle. Sono veramente comodi, morbidi, e ho messo sotto il sottotuta per essere un po' più calda, perché non è ancora ora di proprio spogliarsi, diciamo. Sì, diciamo che come tutti gli indumenti, per le mezze stagioni sono perfetti, al massimo si mette appunto sotto un sottotuta per renderli un po' più caldi. Ovviamente, come qualsiasi altro indumento che sia protettivo, se ci sono 40 gradi, cioè, è chiaro che farà un po' caldo. Come fa caldo con la tuta in pelle, farà un po' caldo anche con i jeans, ma è normale. Fa caldo anche se siete in costume, a meno che siete dentro all'acqua nel mare, e allora si sta bene, se no... Sì, esatto, comunque anche esteticamente sono molto belli, cioè sembrano dei jeans praticamente normali. È vero, i tuoi soprattutto sì. Se non avessi la protezione sul ginocchio, che cioè fa capire che sono da moto quando scendi dalla moto, se non mettessi quella sembrerebbero proprio dei jeans canonici, quindi sono anche belli da vedere. Sì, esatto, io sono sempre stata un po' lontana dal mondo dei jeans da moto, perché li ho sempre visti, diciamo, brutti esteticamente, e si sa che noi donne vogliamo apparire sempre belle, quindi la tuta in pelle è sempre stata la mia favorita, ecco, sia per un fatto di protezione sia per un fatto estetico. Invece questi sono veramente belli anche esteticamente, quindi penso che li metterò molte più volte, ecco. Diciamo che ci sono occasioni in cui magari metterla tutta in pelle è un po' scomodo, cioè devi andare a fare una commissione a mezz'ora da casa. Questo qua è il giusto compromesso tra protezione e comodità. Esatto. Comunque siamo nella galleria di Bema, per chi non l'avesse mai vista e che questa è la prima occasione in cui la vede. Galleria illuminata male, asfaltata peggio, scavata proprio così alla buona nella roccia. Piove dentro, chiaramente. Infatti questo si chiama addosso dell'acqua, e di acqua ce n'è veramente tanta. Mi si è addirittura appannata la visiera. Ma è un punto turistico. Sì, è un'attrazione. Quando dici, sei stato Bema? Ah, ma il tunnel... Quindi, al di là del grado di protezione, tutte le informazioni tecniche, per cui vi rimandiamo al sito di PMJ, vi ricordo che c'è il link in descrizione al video comunque. Quello che poi dai cataloghi ovviamente non si capisce mai è
se effettivamente una volta indossati sono belli, perché sì, ci sono le foto nel catalogo, ma cioè sui modelli poi sta bene anche un sacco dell'immondizia, nel senso che lo vedi sul modello e dici che bello, poi lo provi tu, fai schifo, che è un po' quello che succede spesso quando ordini online una roba e dici che figa, poi la metti, fai cagare. Sì, esatto. Quindi la parte che sicuramente non troverete guardando il catalogo è la parte della recensione vera e propria di indossabilità. Ecco, io adesso chiederei a Eros di inquadrarmi, così facciamo vedere anche come mi stanno sulla moto. Adesso, appena arriviamo giù a Morbegno, quella era la fine della strada di Bema, diciamo, dopo il bivio, ci fermiamo a staccare tutte le telecamere che abbiamo montato apposta per fare questo pezzettino di recensione. Ti riprendo e facciamo vedere come stai sulla moto con i pantaloni indossati. Comunque diciamo che cioè, il discorso è sempre un po' quello, se una è figa, poi è figa anche se sta con un sacco dell'immondizia sopra la moto. Però facciamo vedere come stanno i pantaloni, cioè come si piegano bene sul ginocchio, cioè cose un po' più tecniche. Sì, esatto. Cioè perché bene stai bene, nel senso, lì cioè il pantalone fa fino a un certo punto, il resto è roba tua. Comunque ricordiamo sempre che nonostante le aziende ci omaggino dei prodotti, le nostre recensioni sono genuine e non sono clamorose leccate di sedere, perché la credibilità è una cosa che si costruisce negli anni e di certo non ce la giochiamo per fare un video dove facciamo una recensione positiva quando magari il prodotto non merita una recensione positiva. Quindi, come nel caso di Quadlock, se facciamo una recensione dove parliamo bene di un prodotto vuol dire che è veramente un buon prodotto. Giusto, Luna? Sì, esatto, non vogliamo dire falsità, ecco, soltanto perché ci hanno mangiato i prodotti. Diciamo sempre solo quello che pensiamo. Cioè, noi ringraziamo le aziende che hanno creduto e continuano a credere nel nostro progetto e che quindi ci cercano per collaborare, però non per questo motivo saremo mai di parte. Saremo sempre imparziali, il che probabilmente ad alcune aziende potrebbe non piacere, però sappiatelo in anticipo che noi diciamo sempre solo la verità, anche qualora fosse scomoda. È proprio un motto di vita, dire sempre solo la verità, con la mano sulla Bibbia. Bene, spento la moto, allora, cosa dire? Questa è Luna, vabbè, ormai la conoscerete. Non so se è un bene o un male, comunque, vabbè, la conoscerete. Quella comunque è la mia moto, infatti c'è ancora il mio nome. Non l'abbiamo ancora... Prima io te lo dicevo, guarda, qua c'è scritto Eros, Irene, e poi è arrivato lì fa, anche qui c'è scritto Eros. Ah. Non l'abbiamo ancora cambiato. Irene comunque è la nipotina di Luna, cioè anche mia acquisita, però io... vabbè, discorso... Beh, comunque diciamo che non ho proprio sulle scarpe adatte alla moto, ma... dobbiamo ancora, non avendo mai avuto dei jeans da moto, ho sempre avuto la tuta, quindi le scarpe da moto da mettere coi jeans non le ho ancora comprate. Diciamo che perlomeno hai messo delle scarpe che proteggono la caviglia. Esatto, quindi non fate come me, andate a comprare un paio di scarpe da moto. Comunque vedete, qua ci sono le protezioni, nonostante Luna abbia la statura di un puffo adulto, sì, beh, non che io sia un gigante, però nel senso, comunque le protezioni sono nel punto giusto, vedete che è proprio intorno al ginocchio. Se avesse delle scarpe da moto alte, i pantaloni potrebbe infilarli dentro alle scarpe. Adesso invece ha le Vans e quindi rimangono un po' fuori. Stai bene, tra l'altro neri sul nero, belli. Sembrano dei pantaloni normali nonostante siano appunto protettivi. Belli, con le cuciture qua, qui. Poi se vuoi faccio anche vedere. Faccio la sfilata. Beh, comunque, fans, questi sono i Santiago Lady, con due tasche qua. Sì, ecco, a differenza della tuta hanno anche le tasche. Molto belli, mi piacciono un sacco. Ciao, fai vedere come sto io? Ecco qua, un esemplare di uomo. 30 anni, puffo adulto. Ho le scarpe da moto e questi qua hanno anche il velcro che può andare a chiudere il pantalone sul fondo della scarpa. Ovviamente anche questi qua hanno la protezione estraibile, c'era una cerniera esterna che la prima volta non abbiamo visto e quindi li abbiamo lavati in lavatrice con le protezioni dentro, perché dicevamo ma come cacchio si toglie le protezioni da qua che c'è la fodera dentro e hanno la cerniera esterna. Quindi se comprate titanium sappiate che hanno una cernierina quasi invisibile, cioè adesso è visibile ma perché è piegato il pantalone. Qua. Eh sì.
Anche qua comunque la protezione è proprio sul ginocchio, perché appunto si può spostare dentro, che al velcro, e sono comodi comunque. Molto belli, le entra l'aria? Sì, fanno una buona ventilazione e a differenza della tuta non mi schiacciano i maroni. Che comunque dopo tante ore con la tuta che mi schiaccia i testicoli, chiamandoli in maniera più scientifica, un po' soffro. Invece qua no, perché rimangono un po' più col cavallo basso e riesco a tenerli al loro posto senza che mi vadano al posto delle tonsille. Bene, è stata un'immagine piacevole. E beh, siccome è una recensione anche di pantaloni da uomo, è una delle cose che secondo me interessa sapere. Certo. Tutti gli uomini hanno i testicoli. Comunque niente, anche questi sono molto belli esteticamente, sono dei jeans normalissimi. Secondo me, a differenza dei tuoi, si capisce un po' più che sono da moto, perché hanno proprio, si vedono le cuciture rinforzate. Sì, esatto. E anche il velcro qua dietro, cioè comunque hanno dei dettagli che fanno capire che sono più da moto che non i tuoi, che sembrano dei pantaloni più normali, ecco. Beh, quindi penso che per questa recensione abbiamo detto tutto quello che c'era da dire. Vi ricordiamo il link in descrizione del sito PMJ, hanno anche l'e-commerce online. Quindi per questa recensione è tutto, spero vi sia piaciuta, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ringraziamo comunque PMJ per averci omaggiato di queste due paia a testa di jeans, è stato un piacere e speriamo di poter collaborare ancora a lungo nel futuro. Ciao fans! Ciao fans! Guarda come susso bene! Belli, guarda qua, c'è la direzione. Prova a fare uno squat. Perché? Per vedere come vanno giù. Sì, approvati.